KF investirà nei prossimi anni 13 milioni di euro, soprattutto nello stabilimento di Villar Perosa. Ad annunciarlo è stato il presidente Giuseppe Donato e l'amministratore delegato Aurelio Nervo, che hanno presentato i risultati del 2013, un bilancio in positivo con un fatturato in crescita del 2%. Tirano così un sospiro di sollievo gli operai dipendenti di Villar Perosa. Qui sono concentrate soprattutto le produzioni di componenti destinati al settore aeronautico e ferroviario. Si è ufficialmente insediato ieri alle 17 il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pinerolo. 27 gli studenti provenienti dalle scuole medie Brignone, Poete e Immacolata che si sono presentati al sindaco e alla giunta. Hanno illustrato quei progetti che vorrebbero mettere in piedi per migliorare la città. Allora, oggi riprenderemo il lavoro iniziato l'anno scorso, quindi con la presentazione del progetto sul Parco Olimpico e la continuazione in cioè ci impegneremo soprattutto perché venga realizzato. Verrà inoltre realizzato quest'anno un progetto sul volontariato e la solidarietà, quindi con l'incontro di varie associazioni. Rapina lampo ieri sera nella farmacia di Frossasco. Un uomo a viso coperto e armato di pistola, probabilmente giocattolo, è entrato poco prima della chiusura. Si è fatto consegnare l'incasso 2000 euro e poi è scappato. All'interno della farmacia non c'erano telecamere e ora i carabinieri, dopo aver sentito il titolare, hanno avviato le indagini. Non si esclude un collegamento con altre rapine avvenute sul territorio, come la farmacia del Bivio di Cumiana, un benzinaio e la tabaccheria di Via Vigone a Pinerolo.